Si è tenuto a Palagiano, presso l'auditorium della scuola Rodari Bachelet, il dibattito sul tema crisi del comparto agrumicolo. Sono intervenuti il sindaco di Palagiano, il governatore emiliano, vari sindaci della provincia di Taranto, le associazioni ed i sindacati di categoria, i tecnici agronomi. Varie le questioni da affrontare, a cui dare risposte concrete. La necessità di riformare il sistema agricolo italiano ed europeo, i problemi dei monopoli della grande distribuzione, il ristoro per le calamità, la semplificazione degli eccessi della burocrazia, l'accelerazione nell'erogazione dei fondi comunitari, la lotta al caporalato e la necessità di uscire dall'indebitamento avvalendosi dell'innovazione con il contributo della ricerca. Ascoltiamo ora l'intervento del sindaco di Palagiano, avvocato Domiziano Lasigna, che si è soffermato innanzitutto sulla valorizzazione del prodotto. Buonasera a tutti, grazie Maria per questa introduzione e grazie a tutti voi. Grazie perché una delle parole che ci siamo detti più volte in questo lungo percorso era proviamo a stare insieme, proviamo a confrontarci, ognuno con le proprie peculiarità, le proprie professionalità, le proprie storie, proviamo a condividere occasioni come queste perché riteniamo che da occasioni come queste possa venir fuori il buono di un percorso tutto in salita. Per cui partiamo da questo presupposto. Un grazie innanzitutto lo rivolgo al presidente Michele Emiliano, sempre molto sensibile ad inviti di questo genere dalla comunità di Palagiano, ma direi dal nostro territorio, visto che mi onora la presenza dei sindaci e dei rappresentanti delle amministrazioni che vanno da Statte a Ginosa, quindi abbiamo abbracciato l'intero territorio ionico. Questa sera abbiamo con noi anche il sindaco Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra, in rappresentanza dei sindaci, farà un intervento perché anche lui con me ha avviato una battaglia seria, un impegno serio, netto, evidente nei confronti di una crisi che mai come quest'anno, ci dicono i dati, ma soprattutto ci dicono gli agricoltori del territorio, ha segnato fortemente le coltivazioni, le produzioni agrumicole del nostro territorio. Un grazie alle associazioni di categoria, alle confederazioni che hanno accolto l'invito, accettando di essere uno accanto all'altro in un momento in cui anche la visione politica o la visione di bandiera deve necessariamente essere superata, perché lo diceva Maria e lo ribadiamo, divisi non si va da nessuna parte. Già riuscire a coordinarci in un'azione comune che guardi più aspetti e si muova su più direttive, su più prospettive, già è molto difficile. Dobbiamo incrociare le dita e sperare che il nostro impegno produca un minimo risultato. Non ne siamo certi, ma non possiamo esimerci dall'impegnarci. Pensare di farlo divisi è quanto di più deleterio possiamo fare per il nostro territorio, per le nostre produzioni, ma soprattutto per i nostri agricoltori. Quindi davvero un grazie mio personale, amichevole, rivolto a chi con me sta condividendo questo percorso. E non è un percorso avviato da Palagiano o un percorso avviato dal singolo comune, ma siamo tutti insieme a dire che ora o mai più. Adesso si comincia a ragionare di un percorso congiunto. E poi un grazie lo devo rivolgere in particolare all'Ordine degli Agronomi, vedo qui l'amico Gianrocco, ma ai tecnici agronomi che hanno scelto di condividere con l'amministrazione di Palagiano un tavolo tecnico, appunto. Abbiamo costituito un tavolo tecnico. Perché? Perché ci siamo sempre detti che a questa crisi, alla crisi del comparto agrumicolo, riteniamo che non esista un'unica soluzione. Esistono più strade possibili. Esistono più percorsi da intraprendere. Noi possiamo scegliere di intraprenderne uno o più di uno, ma ogni percorso, siamo consapevoli, è composto da singole azioni, da singoli passi. Ecco, noi come amministrazione, come tavolo tecnico, abbiamo scelto di compiere qualche passo nella direzione della promozione del prodotto. Partiamo dalla consapevolezza che l'agrume palagianese, mi permetto di dire il clementine di Palagiano, ma a rappresentanza del clementine del nostro territorio,
ha un valore aggiunto. Abbiamo scoperto le proprietà organolettiche, abbiamo approfondito il valore qualitativo, il colore, il sapore. Abbiamo scoperto, ho scoperto, perché in questi anni ho scoperto tante cose, in questi 2 anni di amministrazione ho scoperto tante cose che mai avrei immaginato di approfondire. Abbiamo capito che addirittura la collocazione geografica, anche di qualche centinaio di metri, può determinarne o modificarne il sapore, rendendolo migliore o peggiore di altre tipologie. Ecco, tutti questi dati stiamo incamerando per provare a metterli su di un tavolo e provare a dare a questi dati e quindi a questo prodotto, al nostro prodotto, il valore che merita. Ora, noi abbiamo iniziato un percorso nel dicembre del 2018, quando il presidente Emiliano e il presidente Guliotti, che questa sera si scusa per la sua assenza, ma proverà a raggiungerci, anche se è impegnato in un'altra conferenza, ecco, a quel tavolo, insieme ai produttori, insieme ai commercianti, ma soprattutto, ancora e sempre, insieme agli agricoltori, abbiamo chiesto al presidente Emiliano una mano. E ricordo le parole del Presidente. Io lessi una lettera di un'amica che questa sera è qui con noi e sono felice. Una lettera che era un grido di disperazione per una crisi che si stava percependo, ma non era ancora nel pieno del suo svolgimento. Poi abbiamo visto quanto è stata devastante questa crisi commerciale, di produzione, economica. Lo abbiamo visto, l'ho sentito nel confronto quotidiano degli agricoltori di Palagiano che sono venuti a confrontarsi con me, delle varie associazioni che hanno chiesto un incontro con l'amministrazione, con l'assessore all'agricoltura Mimmo Catucci. Ecco, in quel tavolo ricordo la risposta del presidente. Il presidente disse: non aspettate che siamo noi, Regione Puglia o noi istituzione a darvi una mano. Fateci una proposta. Diteci che cosa volete fare perché questa crisi possa vedere un'inversione di tendenza. E da lì abbiamo cominciato a lavorare in maniera molto assidua. Da lì abbiamo chiesto, ad esempio, agli uffici che si occupano della promozione del territorio, uffici della Regione Puglia, in particolare il dottor Leo, a cui va il mio ringraziamento, il dottor Lillo, chiedo scusa, a cui va il mio ringraziamento. Abbiamo iniziato a ragionare di cosa potevamo fare, quale documento potevamo tirar fuori da proporre alla regione come nostra proposta, aspettando che poi la regione fosse al nostro fianco per promuovere questo percorso. Nei prossimi interventi è previsto un intervento tra gli interventi in scaletta, un intervento tecnico che viene a spiegare cosa può essere il marchio DOP per il clementine del nostro territorio? Quale valore aggiunto può portare al nostro prodotto e al nostro mercato? Questo, ecco, lo ascolteremo dalla voce dei tecnici. Ma l'intervento di un sindaco, l'intervento della politica in genere, in un contesto come questo, porta a dire cosa? Porta a dire cosa può fare la politica. Io l'ho detto nell'incontro che abbiamo avuto con Coldiretti qualche settimana fa. Cosa può fare la politica per una crisi del comparto agrumicolo locale, considerando l'importanza della produzione agrumicola per la nostra comunità? Può fare dei passi. Abbiamo portato degli esempi, abbiamo portato l'esempio della mensa scolastica, rinnovando ad esempio il bando di mensa e pretendendo dai nuovi gestori della mensa, dei nuovi concessionari, che ad esempio i prodotti ortofrutticoli venissero acquistati dai produttori locali e quindi anche i mandarini, anche il clementine. Abbiamo sfruttato tutte le possibilità che ad esempio la Regione Puglia ci ha dato per dare una mano al comparto agricolo. Siamo intervenuti in quel importante finanziamento a sportello per la realizzazione degli impianti di depurazione delle acque reflue. E abbiamo ottenuto il finanziamento, partiranno i lavori a breve, per permettere il dirottamento e quindi la conduzione delle acque depurate verso la zona. Abbiamo scelto Concadoro come zona perché per noi, per la nostra storia, è una zona che ha un valore anche storico, oltre che emotivo. Concadoro racconta un po' la storia dei nostri agricoltori e delle nostre produzioni agrumicole. Ecco cosa può fare la politica. Può provare a non perdere occasioni. Attenzione, non vuol dire che rinnovare un bando di mensa e obbligare il concessionario ad acquistare i prodotti
del territorio significhi risolvere il problema del comparto agrumicolo locale. Saremmo dei folli se lo pensassimo, o peggio ancora se lo dicessimo. È chiaro che non può essere così, ma è un passo, è un segno, è la dimostrazione che un'amministrazione che rappresenta la comunità, e quindi direi la comunità di Palagiano, ma a questo punto dell'intero territorio, comprende il valore identitario di quel prodotto, ne difende strenuamente i valori, il nome, e poi arriva a strutturare delle proposte, poi arriva per esempio a ragionare della promozione. Parlavamo con dei tecnici che vedo presenti questa sera e mi fa molto piacere di quanto potrebbe essere importante promuovere ad esempio attraverso i canali televisivi il nostro prodotto. Bene, noi siamo pronti, stiamo cercando i canali di finanziamento per arrivare ad una pubblicità nazionale del Clementine di Palagiano o del territorio, poi questo lo vedremo nel dettaglio. Ma siamo pronti come comunità e come categoria di produttori a rispondere eventualmente ad una domanda di mercato qualora promuovessimo il prodotto attraverso quei canali? Io non lo so, ho bisogno di saperlo da voi. Ecco perché stare insieme, ecco perché confrontarci costantemente sul tema. Mi è piaciuto molto, e chiudo, una parola. Quando abbiamo chiuso l'incontro precedente ci siamo detti: la politica è in ascolto e in azione. La politica è in ascolto, è verbo, è ascolto. Siamo in costante ascolto degli agricoltori, siamo vicini agli agricoltori, e chi ritiene subdolamente di poter far credere che le amministrazioni, qualunque esse siano, di qualunque bandiera, faccia un passo indietro o peggio ancora volga le spalle agli agricoltori, sta creando il primo vero danno agli agricoltori. Perché, ripeto ancora, dividere porta inevitabilmente alla morte del prodotto. E poi è in azione, quindi ascoltiamoci, comprendiamo la direzione da seguire e poi proviamo a mettere in atto le azioni. Quando in campagna elettorale a suo tempo parlavamo di municipio trasparente, parlavamo proprio della possibilità di entrare in comune, di sedersi ad un tavolo a qualunque ora, noi siamo lì da mattina a sera, provare a sedersi attorno a un tavolo e ragionare insieme agli organi istituzionali, alle amministrazioni locali, delle direzioni che si stanno seguendo, delle intenzioni che si vogliono sostanziare. Quello è il confronto, che si tramuterà necessariamente in azione, e non può che tramutarsi in azione se non anche grazie all'aiuto delle istituzioni superiori, in particolare province e regione, ma anche, sto scoprendo in questi giorni, grazie alle associazioni di categoria che danno un aiuto fondamentale per questi percorsi di rinascita, che è quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Quindi chiudo ribadendo il mio davvero più sentito ringraziamento a tutti voi. Questa sera è una comunità di amici che si incontra, di esperti del settore che provano a portare il loro contributo, e quindi da qui partiamo per continuare questo percorso. Attenzione, non è un errore logico, partiamo ancora per continuare, perché siamo partiti da lontano, ma ogni incontro è una nuova tappa ed è proprio quello che noi vogliamo portare a Palagiano. Grazie a tutti e buona continuazione. Il governatore Emiliano, inoltre, durante il suo intervento, ha preso l'impegno di riscrivere insieme a tutti gli operatori del mondo agricolo una legge partecipata sull'agricoltura, grazie proprio all'ausilio della legge regionale sulla partecipazione, ciò nell'ottica anche di far nascere dalla Puglia la nuova riforma agraria.